Eccoci qui ancora una volta nel salottino del Crime Room, Crime Room TV, facebook.com/crimeroomtv. Vi ricordo anche il link sul quale vi potete collegare naturalmente per vedere tutte le notizie riguardanti questo spettacolare evento. Prima tappa riuscita, direi. Benissimo, ringraziamo Naida Lab, Matthews e tutti coloro che hanno, Stefano, Riccardo, tutti coloro che hanno voluto questo Crime Room, e naturalmente il mio fedelissimo Andrea dall'altra parte della telecamera. Io sono Mr. Big Things from Tetrix, altro ospite che ha dato già del suo meglio nel suo set per quanto riguarda questa prima tappa del Crime Room 2013, Mr. Luigi Zappa. Inquadramelo un po', eccolo qua. Grande Luigi Zappa, e la domanda che vorrei fare subito a Luigi, intanto ti saluto, buonasera. La prima domanda che vorrei fare subito a Luigi Zappa, il tuo genere musicale, perché vedo che spazi da una parte all'altra, i gusti sono infiniti per quanto riguarda la musica. Prego. Io ho cominciato a mettere musica con i dischi periodo dei primi anni 90, con easy jazz, jazz, jazz funk e cose del genere. La mia passione rimane sempre quella della scoperta di suoni vecchi e quelli nuovi. Però il mio amore sono i dischi jazz fondamentalmente. Sono interessatissimo alle nuove uscite, quelle che più mi soddisfano dal punto di vista sia di connubio tra jazz e elettronica, artisti come Rick Schwartz, mi piacciono tantissimo, ma anche i nuovi, da Sid Dream a Lederette a Ian Pulley. Si nota davvero tanto la classe che c'è nei tuoi set, questo mix di vari generi musicali, ma con fusi, anche se non mi piace tantissimo, in davvero molta energia e molta qualità musicale. Grazie. E un'altra domanda che vorrei farti, penso che sia la domanda base di questo Crime Room, è perché, o meglio, cosa ti piace dell'idea Crime Room, Crime Room TV? Cosa ti ha affascinato di questo nuovo progetto? La prima volta che me ne ha parlato Ilaria mi ha trovato subito entusiasta di tutto questo, sicuramente perché era un'idea innovativa, poi mi ha parlato subito di potenziali ospiti, mi ha fatto il nome di Dennis e cose del genere. Yogi Roo rappresenta con un divario di circa 25 anni tra me e lui, secondo me la giusta apertura a un evento del genere. Forse ci abbiamo 25 anni di differenza, e suonare con lui, che è a mio avviso insieme a Johnny Marr e cose del genere, hanno delle potenzialità giovanili importanti, suonare con loro, io quasi alla soglia dei 50 anni, mi diverte, mi fa sentire ancora di poter dare qualcosa. Avreste dato 50 anni a Luigi Zappa? Io credo proprio di no. Come vedete, la musica rende anche giovani, è questo che tenta di fare il Crime Room, Crime Room TV. Vi ricordo ancora una volta il nostro link facebook.com/crimeroomtv. E un'altra domandina, nonché appunto, che vorrei condividere con Luigi Zappa, e anzi lo vorrei ringraziare perché ha dato prova di grande maturità dal punto di vista musicale, perché lui ha parlato della sua esperienza musicale accostata a quella di tanti giovani, quindi tu sei dalla parte delle collaborazioni e dell'apertura mentale a livello musicale, cosa che noi onestamente a volte lamentiamo un po' in Italia. Dimmi tu come la pensi da questo punto di vista dell'apertura mentale dei vari generi musicali. Io credo che quello che manca in Italia fondamentalmente, sia per quanto riguarda i DJ e cose del genere, è che sono pochi quelli che rischiano veramente nei DJ set, nel senso che di solito suonano delle cose per accattivarsi il pubblico e cose del genere, ma trovare un DJ che fa poi il DJ set suo, potenzialmente suo e personale, rischiando anche dei dischi che lui non metterebbe mai in una situazione del genere, a me piace tantissimo. Questo lo senti in altre nazioni, in Inghilterra, in Germania, cose del genere, non hanno problemi a fare questo. In Italia sono un po' bloccati perché pensano alla pista, pensano al dance floor, pensano di essere capiti, se magari rischiano un po' di più.
dovrebbero rischiare un po' di più. E a noi piace questa idea, infatti noi come Crane Room, come gente che si conosce e ama la musica, vogliamo proprio questo, spingere le novità, la classe, l'eleganza, tutto ciò che è musica fatta in un certo modo ci piace. Ora l'ultima cosa con Luigi Zappa, dammi magari qualche link dove le persone che salutiamo da casa possono vedere i tuoi aggiornamenti, le tue novità, le tue date, dove suoni, la tua musica, possono conoscere la tua musica. Dammi qualche link, o meglio dacci qualche link. Luigi Zappa su Facebook, su Twitter c'ho Zappax, e c'è qualche mio cloudcast su Mixcloud. Il resto mi trovate in giro, se c'è qualche serata jazz o qualche cosa che mi riguarda, a suonare vinili o iPad come questa sera, mi trovate da qualche parte. Ringraziamo Luigi Zappa naturalmente per questa prima tappa del Crime Room TV. Da Mr. Big Things e da Mr. Luigi Zappa è tutto, un salutone a tutti.